Allora, noi siamo collegati telefonicamente con il sociologo Roberto Pinotti, segretario del Centro Ufologico Nazionale. Ciao Roberto. Salve, buonasera a tutti. Allora, questa sera ti bombardo. Prima cosa, la dichiarazione di Hawking di tenersi alla larga dagli alieni, tu come sociologo cosa ne pensi? Ma in realtà diciamo che Hawking sta scoprendo l'acqua calda, perché diciamo a dire queste cose più o meno ci aveva già pensato in termini un po' meno drammatici Carl Gustav Jung alla fine degli anni 50, quando aveva giustamente detto che qualora avessimo un contatto con altre specie nell'universo e ovviamente gli scoperti fossimo noi, il rapporto sarebbe più o meno non troppo diverso dalle civiltà dell'America precolombiana rispetto agli europei, cioè noi saremmo ovviamente destinati a diciamo essere succubi di civiltà superiori, e questo non sarebbe un gran bene perché evidentemente noi come cultura ne risentiremmo. Lui ovviamente in più ci mette anche il fatto che diciamo, la scienza che gli Stati Uniti portano avanti come loro sistema e stile di vita si troverebbe doppiamente compromessa in un discorso di questo genere, anche perché la potenza degli Stati Uniti si troverebbe azzerata. Quindi è chiaro che ci sarebbe tutto da perdere, ed è per questo che Hawking rimarca questo aspetto. Senti, è vero che tu fra poco avrai una conferenza in Vaticano? Conferenza sugli UFO? Sì, è vero, nel senso che il 5 di maggio io, l'ingegner Magenta dell'Unione delle Telecomunicazioni delle Nazioni Unite e Vladimiro Vivolotti avremo circa 2 ore di conferenza, quindi sarà una media di 40 minuti per uno, sul tema degli UFO. E è una cosa che ci è stata chiesta mesi fa e quindi la faremo. È la prima volta, per quello che mi risulta, che all'interno della città di Vaticano viene fatta una conferenza di questo genere. Senti, invece veniamo al discorso degli UFO crash. So che tu, quando eri un giovane militare, ti sono state raccontate delle cose, come, dove, quando? Ma dunque, diciamo subito una cosa, io ho scritto il mio secondo libro, UFO, la congiura del silenzio, che è stato poi il primo che in Italia ha toccato l'aspetto appunto della congiura del silenzio, del debunking e via dicendo, e nella prefazione, anzi scusa, nell'introduzione, menzionavo gli UFO crash, il fatto degli UFO crash, ma all'epoca erano praticamente tutti considerati, se non dei falsi, delle pure semplici leggende metropolitane. Poi cosa è successo? È successo che io sono andato ovviamente sotto le armi e ho fatto l'ufficiale di complemento alla terza brigata missili di Portogruaro. Nel 71 io ero un sottotenente lì appunto alla terza brigata missili. Gli ultimi mesi della mia ferma coincisero con la richiesta che mi fu fatta di fare una conferenza di aggiornamento per gli ufficiali superiori della mia unità. Fu una cosa che mi sorprese, il mio comandante sapeva che io mi occupavo di queste cose ovviamente, però da un lato mi fece anche piacere perché in tutto sommato era una cosa gradevole. La feci questa cosa, andò così bene che poi il testo della conferenza apparve con mia grande sorpresa successivamente sulla rivista militare, che è l'organo ufficiale dell'esercito italiano. Ma la cosa che appunto cui tu fai riferimento è il fatto che poco prima che io mi congedassi parlai al circolo ufficiali della nostra unità. Premetto che noi avevamo, diciamo, al nostro circolo ufficiale anche personale americano perché eravamo affiancati con gli americani. Noi gestivamo con loro testate nucleari tattiche all'epoca, cioè eravamo in piena guerra fredda. E accadde appunto che due ufficiali americani, praticamente aggregati a noi, al circolo ufficiale mi dissero: ah, abbiamo saputo che lei fa una conferenza sugli UFO. E gli dissi: sì, è vero, siamo stati un po' a chiacchiera su questo. Poi a un certo momento uno dei due, un capitano, mi disse: ah, noi negli Stati Uniti abbiamo sia gli oggetti schiantati che i cadaveri dei piloti. Io sono un attimo rimasto interdetto perché ho detto: vabbè, ma questo cosa mi dice? Questo valeggia, oppure insomma la spara grossa. Non ho chiesto, devo dire, approfondimenti e la cosa finì lì. E questo in realtà fu un errore perché avrei forse dovuto approfondire, ma quel che in effetti poi ho capito era molto semplice. Questo capitano dell'esercito americano non ha fatto altro che parlare di una cosa a lui nota, evidentemente, e non solo a lui molto probabilmente, con un collega di una nazione amica ed alleata con cui c'erano normali rapporti.
essendo da militare a militare, è chiaro che il dialogo era tranquillamente ovvio, tranquillo, senza problemi. Lui non mi ha rivelato nulla, mi ha semplicemente detto qualche cosa che evidentemente rientrava nel suo schema mentale e in quello che lui sapeva, solo che io questo l'ho capito dopo. Ecco Roberto, siccome abbiamo ancora un paio di minuti, so che tu, allora il caso Roswell lo conoscono tutti, so che tu a Roswell ci sei stato, hai parlato con Walter Roth, mi sembra. Esattamente, ma non solo con lui, cioè io in realtà ho avvicinato fra il 1991 e poi successivamente anche nel 96, erano ancora vivi alcuni dei testimoni diretti, fra questi Walter Holt, che era praticamente l'allora tenente che gestiva l'ufficio stampa della base e che, come lui mi disse, ovviamente non si inventò nulla, fu incaricato dal comandante della base, il comandante Blanchard, di diramare il comunicato famoso che diceva che un disco volante era caduto ed era stato recuperato dalle forze armate americane, ulteriori dettagli sarebbero stati forniti in seguito. Lui mi disse: io non mi sono inventato nulla, questo è quello che il mio comandante mi ha detto di diramare, io l'ho fatto. E io poi gli ho chiesto: sì, ma a lei cosa consta? E lui mi ha detto: senta, non ci nascondiamo dietro un dito, è evidente che la ragion di Stato ha coperto tutto e comunque quel mezzo è caduto, era quello che è stato detto all'inizio e non era un mezzo nostro, perché quel mezzo veniva sicuramente dallo spazio. Punto. Ecco Roberto, brevemente, tu hai parlato anche con Jesse Marcel, chi era e che cosa aveva visto? Allora, Jesse Marcel, tuttora vivo e vegeto, era il figlio che a 9 anni, diciamo, quando il padre nel deserto andò a investigare e si tirò dietro alcuni frammenti di quello che aveva trovato, si fermò prima a casa per farsi una doccia e ovviamente ripulirsi un pochino prima di andare alla base, e fu in quella occasione che mostrò alla moglie e al figlio i frammenti e parlò di quello che era successo. Quindi questo bambino di 9 anni, che oggi è una persona matura ed è tra l'altro un militare anche lui, perché è un ufficiale medico, ecco, fu uno dei pochissimi, se non forse l'unico, a avere fra le mani alcuni frammenti degli oggetti, dell'oggetto caduto a Roswell, che poi ovviamente furono portati dal padre alla base. Quindi lui su questo non c'è dubbio, è un testimone diretto. Ecco, ma è vero che questi frammenti, se venivano tagliati, poi si rinsaldavano da soli? Sì, avevano come una memoria, cioè nel senso che uno poteva anche piegare questi frammenti, però loro riacquisivano subito dopo la forma originaria. Impressionante. O meglio, l'assetto originale. È come se alla base della struttura della loro materia, della materia di cui erano fatti, ci fosse una sorta di memoria che gli aveva imposto un certo tipo di andamento o di forma. Certo. Benissimo Roberto, ti ringrazio molto, buona serata. Grazie a voi tutti.